Non ce la faccio, troppi ricordi, veramente, troppi ricordi. Il T3485D5T, carro che mi avete chiesto, il primo video in assoluto che io abbia mai caricato su YouTube per quanto riguarda War Thunder, l'inizio della fine, no, l'inizio del canale di Devi è stato con questo carro. C'è ancora la partita famosa, quindi se volete andarla a vedere è disponibile. Mi raccomando ragazzi, tra l'altro, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, supportate il canale con un bel mi piace, almeno 450, per continuare la scalata verso i 9.000 iscritti e tra l'altro scrivete nei commenti quale unità vorreste vedere, laddove posso soddisfare le vostre richieste andrò a creare il gameplay. Andiamo a vedere. Ma perché ogni volta si ha questo tono, capito? Il carro armato medio. Allora, andiamo subito a vedere. Era 3, livello di combattimento 5.3. Un cannone da 85, munizioni 55, mitragliatrice utilissimo era 7.62, velocità di rotazione torretta 23.2, brandeggio verticale meno 5.28, tempo di ricarica 8.8 con la qualifica base. Corazzatura, scafo e torretta. Cercate di, insomma, farvi colpire il giusto. Penetrazione 148, 143, 126 rispettivamente 10, 100 e 500 metri con i proiettili BR 365K. Abbiamo quattro membri dell'equipaggio, ovvero il mitragliere, il pilota, il servente e il comandante, che già sapete cosa stanno facendo. Massa quasi 31 tonnellate. Velocità massima 55 km orari. Ecco il carro, adesso ve lo faccio vedere anche senza camuffamenti che io puntualmente metto per avere una minore visibilità da parte del nemico, ovviamente. Ecco qui, io consiglio sempre tra l'altro di mettere i camuffamenti. Ecco come appare il carro T34 praticamente senza camuffamenti. Andiamo a vedere qualche clip per rinfrescarci la memoria. Serio? Non mi vede. Lui sì, però. Bravissimo, complimenti. Un'ottima intuizione. Però sta pushando anche il Tiger. Sei stato fortunato, perché ti avevo colpito per primo. Sei stato molto fortunato, porca miseria. Lo potevo fare il miracolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Mancato, va bene, va bene. Eccolo lì. Tra l'altro, ogni volta che sparo dico la mia posizione, eh? Quindi è una cosa molto negativa. L'M4, l'M41 è andato, ma mi sa che ce ne sta un altro, eh. Non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe esserci un altro M41 da quella parte, a meno che non era quell'M41 che avevo visto prima. Comunque una buona kill, dai. Un attimo, dai, che sto arrivando. Adesso cerchiamo di fare qualcosa. C'è un Panther. Ok, il Panther è stato distrutto. Continuiamo a prendere metri. Molto importante avanzare, perché così leviamo letteralmente al nemico la mappa, insomma. Aspetta, sto facendo una cosa pericolosissima, ma la stiamo facendo. Buona così, Tiger. Binocolo. Va bene, andiamo. Panzer 4. Solo colpo, porca miseria. È stato danneggiato, mi sa. Sì. Buono. E dobbiamo sparare. Vediamo se mi fanno sparare. Adesso, no, niente. Sono spawnati dietro. Avrei fatto un'altra kill, porca miseria. Avrei fatto un'altra kill. Tutto
Tutti che dicono cappate alfa, però nessuno si propone. È sempre facile mandare avanti prima gli altri. Comunque, vediamo se riusciamo a prendere questa zona della mappa molto importante, strategicamente parlando. Anche se pioveranno colpi da là sopra in teoria. Spero di no, però. Hai visto? T'avevo detto io, già si è posizionato. Non pensavo così velocemente. Mannaggia. Non è una cosa buona. Ci sta qua uno. No, penso più in alto comunque. Eccolo, si vede. Non so se... Eccolo. La depressione del cannone, mo mi frega. Guarda. È un Panther G, la depressione. Buono. Era importante fare questa manovra perché lì era molto fastidioso quel carro. Comunque la mia artiglieria l'ho chiamata sulla strada, non sulla, diciamo, dove si trova il carro, dove si trovava il carro Panther. Va bene, dai. Adesso che la zona è vagamente libera, anche se sicuramente andrà qualcun altro, possiamo dare un'occhiata. C'è un Tiger e la cosa non tanto mi soddisfa. Comandante artigliere Tiger, bravo, torna indietro che... No, ma di qua non riesco, mi sa. Di qua non riesco. Sei serio? Io lo distruggo e lui mi fa... Mi rimbalza. Ero angolato bene, siamo d'accordo. Ma porca miseria, contro un Tiger. No, fermati, fermati, aiuto, mi ha distrutto. Can, ok, vai, vai, vai. Proprio quella che mi... Quella che mi serviva. Perfetto. No, è inutile, che non puoi fare niente. La canna è fuori uso. No, da dove? Da destra? Da sopra? Da sotto? Ma da dove mi ha sparato? Ma sei serio? Siamo seri da dove mi ha sparato, dai. Vai, 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 continua, continua, continua ad avanzare. Ma buttiamo giù tutto qua. What? Complimenti per l'animazione, Questa è la più brutta che io abbia mai visto su War Thunder. No, io so cosa significa giocare quel carro, perché ci ho fatto un gameplay e ti posso assicurare che la risposta è no. Cioè, no. Fidati, no, proprio non... Lino. Allora, questa è una zona molto... molto interesting. Però me ne frego altamente del cap, perché a me servono le kill. Non avranno più mappa. Se tu spari lì con la mitragliatrice c'è qualcuno, vero? È questo che mi vuoi dire? Da... ma... serio? È lo Zis... no, non è lo, Zis 30, vabbè. Ormai è entrato nel mio cuore. Lo sapevo che andava a finire così, che non dovevo penetrarlo. Mi ha mancato qualcuno dalla... dalla sinistra. Allora, aspetta. C'era qualcosa che ho colpito prima e che è stato seriamente danneggiato. Non so cosa. Tiger, Ti salva Devi, ti salva Devi. No, non ti salva quello. Ok, mi ha visto il Tiger. Ma che succede? Ho capito che mi hai visto, Non c'è bisogno della mitragliatrice tattica. Mi sa che è esploso il Tiger, ho questo presentimento. Ma io avevo colpito qualcosa che era... eccolo. È uscito. Ma... sei serio?
No? Ma sei serio? Sei serio? Non sta... Cioè, tu bruci, spegni l'incendio tutto in un co... Cioè, come fai? Ma io ti ho Prime Drago 90. Ma che cacchio di nickname è tra la... Cioè, io il 90 ce l'ho, ma mica mi chiamo Prime Drago. Abbi pazienza. Mi verrebbe da dire che il carro ha visto sicuramente dei matchmaking migliori. Basti pensare nella closed beta test dei carri armati e anche, diciamo, nei mesi e negli anni successivi, nei primi anni, il carro faceva il cavolo che voleva. Adesso, con tutti i vari aggiornamenti che ci sono stati, sono aumentate le nazioni e quindi sono aumentati anche i nemici che possono distruggerlo. Il carro è molto semplice, velocità massima non è stata mai raggiunta. 38-40 è più realistica. La retromarcia mi aspettavo qualcosina in più. E per quanto riguarda una cosa che proprio sento la mancanza, è un lanciagranate fumogene che ormai spesso e volentieri utilizzo in quasi tutti i carri armati che gioco. È utile perché ti dà la possibilità di avere una copertura sia in attacco, magari anche per proteggere un alleato che è in difficoltà, e anche per una ritirata strategica dove magari dovete riparare il vostro carro armato. Per quanto riguarda il prezzo del carro eccessivo, 3000 leoni sono tantissimi per l'economia in generale del gioco, che mette a disposizione centinaia, se non migliaia di unità a disposizione tra carri, aerei e quant'altro. Mancano solo le astronavi, quindi 3000 no. Leviamo quel 1000 e già ne possiamo discutere. In definitiva, il carro rimane abbastanza buono, però ripeto, era molto più divertente qualche anno fa. E tra l'altro la colonna che ci porterà al T72A e al T72B. Tra l'altro i video di questi carri armati sono già disponibili sul canale come altri, tipo il T54 e altri, insomma, sono stati già portati e affrontati sul canale. Ragazzi, video terminato. Tra l'altro inizia tutto con il BT5, il mitico. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!